Ciao a tutti amici e bentornati sul canale di Raffi. Oggi vi presenterò una buonissima ricetta. Sto parlando dei cornetti morbidissimi al cioccolato. Sto facendo tutto ciò perché siccome ho comprato un triangolino e siccome ho voglia di provarlo, infatti con questo triangolino vengono perfetti e quindi lo proveremo in questa ricetta. Allora, per la nostra ricetta ci vogliono 500 g di farina 00, 150 g di zucchero semolato, 30 g di cacao amaro, 2 uova intere, una bustina di vanillina, un cubetto di lievito di birra, 130 g di burro morbidito, 180 g di latte tiepido. Incominciamo con inserire il latte nel lievito, prendere sempre dalle 150 g di zucchero un cucchiaino di zucchero, inserirlo e girare il tutto. Allora, una volta che abbiamo sciolto il lievito con un cucchiaino di zucchero, incominciamo a inserire la farina. Zucchero, la vanillina che mi stava cadendo, il cacao, ci diamo una giratina, e adesso incominciamo a inserire le uova, inseriamo il burro, il restante latte che era rimasto e alla fine inseriamo il lievito. Adesso impastiamo il tutto. Una volta impastato il tutto, facciamo crescere almeno per 3 ore. Abbiamo aspettato 3 ore di lievitazione e il nostro impasto è cresciuto più della metà. Adesso passiamo sul tavolire. Allora, una volta passati sopra al tavoliere, adesso dobbiamo fare un rettangolo con l'impasto. Questo impasto è molto morbido, quindi i cornetti verranno morbidissimi. Allora, una volta steso l'impasto, adesso usiamo il nostro accessorio per fare i cornetti, che è nuovo. Quindi inseriamo la chiusura e incominciamo a fare le forme. Con questo in pratica dovrebbero venire perfetti. Ecco qua. Una volta tagliati tutti i triangolini, adesso prendiamo un cucchiaino di Nutella e ce lo inseriamo verso il centro. Con un coltello o una rondella facciamo leggermente un piccolo spacchetto al centro e incominciamo a girare. Schiacciamo bene i bordi per non far uscire la Nutella. E giriamo il nostro cornetto, tiriamo leggermente, lo pieghiamo leggermente e il nostro cornetto è fatto. Formiamo tutti i nostri cornetti e poi aspettiamo un'altra oretta che l'impasto ricresca.
Una volta che abbiamo aspettato una mezz'oretta, adesso li dobbiamo spennellare con un po' di latte. Una volta spennellati, poi possiamo anche infornare. Adesso inforniamo a 200 gradi, forno sempre statico, per 15-20 minuti. Abbiamo appena sfornato i nostri cornetti al cioccolato, ragazzi, e sono venuti in questo mondo. Adesso ci inseriamo un po' di zucchero a velo. Sono di una bontà incredibile. Mi raccomando, fateli perché sono facili, ma sono sofficissimi. Che ne dovete fare di quelli al bar? Non li vedono proprio. Adesso guardate, guardate che sofficità. Mi raccomando, ragazzi, fateli. Seguitemi sempre, mi raccomando, pollice sempre in su. E ci vediamo a una mia prossima ricetta. Ciao dai vostri cornettini!